Da pochissimo sono passate le 23, dunque seggi chiusi. Abbiamo incontrato il sindaco uscente Salvatore Bottone all'esterno della scuola Criscuolo. Adesso dove si dirige? Adesso facciamo un salto alla Rodari, poi dopo vado al comitato per aspettare i risultati. È stata un'altra giornata molto emozionante, ecco il saluto, il contatto con tutti i nostri concittadini che sono andati al voto, li ringrazio per quello che hanno fatto nel corso di questo ulteriore sacrificio, ecco, ulteriore giornata per far sì che si stabilisse chi sarà il sindaco di Pagani. Quindi in primis grazie a tutti quanti loro e grazie a tutte le persone che hanno collaborato e stanno lavorando ancora in questo momento all'interno dei. Applauso a tutti quanti loro e alle forze dell'ordine che hanno garantito un voto libero. Ecco, non so se sa nascondere bene le emozioni, ma la vedo alquanto sereno, stanco ma sereno. Sì, sono sereno, sono soddisfatto perché siamo riusciti a rappresentare ai cittadini tutto un lavoro di 5 anni nel modo migliore e credo che il paganese capirà e dalle urne uscirà un bel risultato. Ecco, quest'ultima parte di campagna elettorale, quella che ha portato poi al ballottaggio, è stata un po' più dura, anche via social, via Facebook, tant'è che anche lei insomma ha un po' bacchettato qualcuno, si è un po' inasprita in questa fase finale. Ma noi siamo tutti paganesi e domani ci incontriamo per strada e quindi il mio auspicio forte è quello che si possa arrivare a una fase di pacificazione veramente importante per la nostra comunità. Questi 15 giorni c'erano due fazioni, ecco, usiamo questo termine, dove ecco, non siamo riusciti magari a mantenere nei ranghi alcuni dei nostri amici, però ecco, io ho dato delle giuste direttive perché l'avversario politico va affrontato da un punto di vista politico, vanno dette le cose in maniera chiara e seria da un punto di vista amministrativo, ma non va mai denigrato e offeso. Io che l'ho subito tutto ciò so bene che non è piacevole e allora ho detto ai miei amici di abbassare i toni perché era la cosa più logica da mettere in campo. Grazie allora a Salvatore Bottone per questo primo intervento, sicuramente poi nel corso della nostra diretta elettorale avremo modo di ascoltare con dati alla mano qualche altra sua dichiarazione. Vi ricedo la linea.